Ci sono anche loro, 80 baby sindaci, simbolo del territorio e della speranza, nel giorno in cui a Palermo si ricorda la strage di Capaci. 31 anni fa la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, dando il via ad una lunga stagione di terrore e morte con gli attentati di Via D'Amelio, Firenze, Milano e Roma. A Nadia Nencioni, 9 anni appena, uccisa in via dei Giorgofili, dedicato questo 23 maggio, 3 giorni prima di morire, scrisse una poesia, Il tramonto, nome anche dell'operazione che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista. Magistrati come Falcone e Borsellino, ha sottolineato in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno svelato che la mafia è in realtà un cancro per la comunità civile, un'organizzazione di criminali per nulla invincibile. Adesso la battaglia prosegue perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire, quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Il cammino è ancora lungo e difficile, ma non ci spaventa, anzi ci rafforza, ha dichiarato in una nota la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cortei, mostre, tante iniziative fino al silenzio osservato alle 17.58, attimo della strage, ma a Palermo nascerà ora anche il Museo del presente della memoria della lotta alle mafie Falcone e Borsellino, proprio nel quartiere Calza, dove i due magistrati erano cresciuti. E mi commuove guardare oltre la siepe e vedere che lì dietro c'era la palestra dove Giovanni andava a fare ginnastica.